Sì. Ok. Allora, devo mettere in linea tutto, ci siamo. Bene. Alberto, sono il solito ritardo. Se avrai solo 5-10 Sì, serve. minuti. Allora, avevamo visto la volta scorsa che usando il metodo del calcolo delle variazioni, no? Riuscivamo a trovare le equazioni del moto di una particella in un campo gravitazionale. Come ha fatto notare bene Dionigi, che questo sistema è un sistema che ha una complessità bassa, non alta, no? E quindi ci riusciamo. E infatti ci si riesce anche senza appellarsi come dire, al principio di minimazione, diciamo, al calcolo delle variazioni. E questa è un'occasione per vedere come si può usare il metodo, cioè il principio di equivalenza. Per trovare, infatti Einstein ha usato prima questo aspetto qua, poi ha usato l'altra parte, no? E quindi ha trovato queste cose proprio usando l'intuizione fisica che porta al principio di equivalenza. E adesso ve lo faccio notare in questo modo qui. Allora, invece di fare quindi il percorso del metodo del calcolo delle variazioni, cerchiamo l'equazione del moto di una particella in un campo gravitazionale in che modo? Generalizzando l'equazione che già conosciamo del movimento libero di una particella dove? In relatività ristretta. Quindi stiamo ammettendo di avere le equazioni del moto di una particella in uno spazio-tempo di Minkowski piatto, no? In cui non c'è la gravitazione. E quelle equazioni le dobbiamo generalizzare. Ciao. Ciao. Ciao Alberto. Ciao. Il modo di generalizzarlo è il principio di equivalenza, in pratica. Adesso vediamo come si deve applicare, in senso tecnico-pratico, il principio di equivalenza. Allora, le equazioni del moto nella relatività ristretta sono queste qui che stiamo vedendo, dv diviso ds uguale a 0, cioè voglio dire, beh, questa è una derivata rispetto all'intervallo spazio-temporale di tutte le quadrivelocità. Quindi queste per i che va da 0 a 3 sono 4 equazioni. Oppure basta vedere che il semplice differenziale di u uguale 0 già contiene tutta l'informazione del moto di una particella nella relatività ristretta. u quindi è la quadrivelocità e si ottiene come dx su ds. Se avete necessità di qualcosa, chiedetemelo, però l'abbiamo già viste tante volte le quadrivelocità, no? No, la quadrivelocità l'abbiamo vista, sì. Sì, se avete da chiedere qualcosa, fatelo. Ma questa vuol dire che l'accelerazione è nulla, stai dicendo lì? Quando vai a derivare la quadrivelocità rispetto Sì, all'intervallo, allora, se non lo la interpretiamo. vai a derivare rispetto al tempo proprio, ma rispetto all'intervallo, Esatto, giusto? esatto. Per cui Che significato ha questo? non potremmo chiamarla accelerazione. Se vuoi la potremmo chiamare quadriaccelerazione, ma solo per ricordare il paradigma newtoniano, ma non è identicamente il Ma non paradigma. è la quadriaccelerazione, perché tu non hai derivato rispetto al tempo proprio Ma la della quadriaccelerazione, parte. scusa, la quadriaccelerazione non deve derivare No, quella che tu hai disegnato lì. dal tempo in tempo. Questa è la Sì, quella lì. quadriaccelerazione, fammi chiamare in quel modo. No, perché è derivata rispetto all'intervallo. E appunto, la quadriaccelerazione. E l'intervallo sarebbe, il tempo proprio. No, allora, ricapitoliamo. Se tu usi come variabile di derivazione il tempo proprio, non stai facendo la scrittura di un'equazione invariante, ma stai facendo la scrittura che ti serve in quel sistema. Che puoi farla, ma non è invariante, quindi non stai cercando le equazioni del moto o non stai scrivendo le equazioni del moto che valgono per tutti i sistemi di riferimento. In questo caso siamo minkowskiani, quindi a meno di una trasformazione di Lorentz, di Einstein-Lorentz. Quindi non devi usare il tempo proprio se vuoi l'equazione del moto, devi usare. Allora, è sempre questo il problema. Io pensavo che fosse più facile, invece non è facile. Allora, ricapitoliamo. No, no, magari non capisco io, basta che mi spieghi un attimo Sì, ma perché. io non credo che tu lo capisca, capisci benissimo. Però il punto è No. questo:
L'accelerazione, quando diciamo accelerazione, siamo nel quadro newtoniano, e quindi è ovvio che c'entra il tempo, siamo in una condizione dinamica. Quando diciamo quadri accelerazione, non stiamo più parlando di una questione rispetto al tempo, o tempo proprio quello che è, perché il tempo è solo una delle quattro coordinate, no? E quindi non abbiamo una generalità. Allora uno dice, allora perché la chiami quadri accelerazione? Infatti io eviterei di chiamarla quadri accelerazione, però c'è l'uso di chiamarla quadri accelerazione, che vuol dire tu stai attento, ti ricordi come fai quando sei a livello newtoniano, fai la derivata seconda rispetto al tempo e trovi l'accelerazione. Adesso noi che facciamo una specie di derivata seconda, ma rispetto a S, l'intervallo spazio-temporale, è come se facessimo qualcosa che è legato all'accelerazione, ma non è l'accelerazione, perché si porta dietro tutto quello che fa il tempo e lo spazio dentro il movimento. Va bene? Non va bene così? Cioè, cosa manca? No, magari non, no, niente, no. Scusa, volevo poi andare un pochino in su sulla pagina, per Sì, favore. sì, sì. Quando Quanto? dice queste equazioni, no, ancora, quando parla di queste equazioni si scrivono, che equazioni, a Ah. che equazioni ti riferisce? Allora, la frase prima dice: il modo più semplice per cercare le equazioni del moto di una particella in un campo gravitazionale è quello di partire dalle equazioni differenziali del movimento libero di una particella in relatività ristretta, cioè in un sistema, in un quadrisistema di coordinate spazio-temporali hegeliane, e io ve lo chiamo, come si chiama in letteratura, uno spazio-tempo di Minkowski piatto. Ora, le equazioni del moto di una particella libera nello spazio di Minkowski sono quelle che sto mettendo in risalto col blu, cioè prendete la quadrivelocità, ne fate la derivata rispetto all'intervallo spazio-temporale, cioè alla separazione di eventi S di S, mettete uguale a zero, e questo è giusto perché, siccome la particella è libera, è come se noi dicessimo stiamo cercando il principio di inerzia, ma non è il principio di inerzia questo, perché il principio di inerzia sta in una situazione newtoniana, non sta nella Ah, nostra. sì. Credo Sì, che comunque l'intuizione, come la legge Oreste, che uno possa interpretarlo come dire l'accelerazione zero, sia corretta. però la quadriaccelerazione, giustamente, non l'accelerazione. Però Oreste poi sostiene Sì, che. ma beh, tanto quanto U è il vettore di velocità, Beh, no, è la quadrivelocità. quadrivelocità, non è il vettore velocità. Il vettore velocità in Ah, beh. questo nostro contesto lo stiamo chiamando quello tridimensionale, quello. No, qua la quadrivelocità, io avevo in mente la quadrivelocità, ossia il vettore di posizione derivato rispetto al tempo proprio. Questo va bene Perché il tempo o no? Alla proprio. quadrivelocità pensavo che venisse definita così. Adesso illumino questa. Questa è la quadrivelocità. Tu piglia XI, cioè l'evento, perché I lo devi prendere complessivo, no? Tutte e quattro le coordinate. Ognuna di queste la derivi rispetto a DS e allora ottieni la quadrivelocità. Se volete andiamo a vedere com'è la quadrivelocità, eh? O ve lo scrivo, cosa volete fare? Guardiamo il No, notebook o. a parte questa confusione che ci può essere tra le trivette, io parto sempre dal presupposto che se siamo in relatività si parla sempre di quadrivettori, Sì, questa certo. presupposizione, Sì. quindi non parlo, a meno che non dica specificatamente è un vettore spaziale di velocità, per me è sempre quadrivettore, ma l'intuizione che dUi dS sia un'accelerazione uguale a zero secondo me è corretta. Un altro modo di interpretarla, che è No. quello che poi della 34, è che prendi il vettore velocità UI e traslato sulla curva parametrizzata, il cui DS ne dà la lunghezza, è uguale a zero. Quindi UI rispetto a UI in un punto infinitamente vicino su quella curva è uguale a zero, che in poche parole è l'accelerazione. Quindi diciamo che è il trasporto parallelo di quell'equazione, nel caso curvo definisce il trasporto parallelo di UI.
però Una specie di microtangente come attenzione, vettore. questa è nello spazio piatto. Dobbiamo ancora trovare le equazioni nello spazio curvo, capito? Sì, ma Quindi quella là in non c'è nessun trasporto parallelo ancora da mettere in gioco. nello spazio piatto è equivalente al trasporto parallelo perché è triviale, ma nello spazio curvo si generalizza. Certo, ma allora la parola trasporto parallelo la usiamo nella situazione curva, perché nella situazione piatta è quella solita euclidea, quindi non la chiamiamo più trasporto parallelo, anche se è un trasporto parallelo, capito? Sì, Cioè. però appunto per riuscire, il punto è che io, secondo me è importante non distinguere, cioè non creare una differenza netta tra il piatto e il curvo. Il piatto è una situazione speciale del curvo, ma tutti i concetti che sono validi del curvo valgono nel piatto, è semplicemente che sono degenerati o Semplificati, semplificati. sì, però sono dei generi che praticamente tutte le gamma sono a zero, quindi perdiamo tutta la curvatura. Quindi sono d'accordo in questo senso qui, però io sto facendo attenzione a distinguere la situazione piatta da quella curva, perché la curva è una novità e non c'è intuizione che cos'è lo spazio-tempo curvo. E con loro devo fare così, capito? Poi è chiaro che come concetto. Il piatto e il curvo sono la stessa, non la stessa cosa, sono della stessa natura, della stessa qualità. Sì, però diciamo che uno vuole generalizzare il concetto di una curva la cui accelerazione sia zero. L'equazione che tu hai No, in no, blu no, non so, è non nello so, spazio no, piatto no, la no, 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 curva. non sono d'accordo. Io proprio critico questa posizione, perché questo modo qui è il modo di annacquare le cose, in quanto. È vero che io posso usare sempre quello su cui sono abituato, cioè nel paradigma newtoniano sono abituato a parlare di accelerazione, di curve Q, cioè di curve, di cose curve, e non ho visione dello spazio-tempo piatto nel newtoniano. Però quando poi andiamo verso un nuovo paradigma, di cui non abbiamo ancora neppure l'alfabeto, no, non possiamo usare ancora le vecchie parole, tutto lì quello che sto Ah, cercando di mettere sono in gioco. completamente invece sì, perché se no su cosa ti basi? No, non possiamo usarle col significato che avevano prima. E No, invece allora dobbiamo usare un pochino in modo diverso, perché quando tu mi dici che questa equazione sta dicendo che è un'accelerazione, poi però mi devi dire che devi prendere questa e metterla a livello locale sempre più piccolo, quindi in piccolo, cioè quanto meno diciamo c'è curvatura, quanto più c'è accelerazione. Ma se c'è curvatura non abbiamo più no, l'accelerazione. ma lascia perdere la curvatura, il punto è come si definisce un'accelerazione. Aspetta, come si definisce un'accelerazione in quale contesto? Dimmelo. In un contesto generico, Allora, un'accelerazione se come. diciamo accelerazione, stiamo pensando alla derivata seconda dello spazio rispetto al tempo, quando diciamo la parola accelerazione. Siccome Ok, il tempo non lo quindi. possiamo usare perché non è No, ma un invariante. lascia perdere, non c'è nessun difetto. Si può parlare di un'accelerazione della curva senza che ci sia, che sarebbe la curvatura, diciamo, di una curva. No. Come sarebbe? No, ma il punto è l'accelerazione è la derivata prima rispetto al tempo di un vettore velocità. Sì. Vettore velocità è un vettore, ok? In questo caso quadridimensionale, che sulla curva della particella punta in una direzione. Allora Quindi, ascolta, come fa a vedere visto uno che se hai esiste? detto quadridimensionale, non me lo chiamare vettore, perché in tutta questa situazione stiamo chiamando vettori solo le cose tridimensionali. A livello quadridimensionale chiamiamolo quadrivettore, come avevi detto prima. Vabbè, è un quadrivettore, ma è che il fatto è che il discorso che faccio io non dipende dalla dimensione in quale viviamo, quindi vale anche due dimensioni, tre, quattro, è generico, però se vuoi lo chiamiamo No. quadrivettore. Prendiamo il quadrivettore spazio-temporale di velocità, quello lì sulla curva punta in un punto, punta in una direzione, sulla curva in un altro punto, punta in generale, punta in un'altra direzione. In uno spazio-tempo piatto, se la curva è una retta, in quei due punti punta nella stessa direzione. Di Perfetto. conseguenza la sua derivata rispetto alla traslazione sulla curva è zero, perché punta. Però in uno spazio curvo o su una curva curva, su una curva non retta, uno deve poter paragonare il vettore in un punto, il quadrivettore di velocità in un punto al quadrivettore di velocità in un altro punto. In uno spazio piatto si può fare, basta traslare uno verso l'altro e poi si prende la differenza. E questo dà
l'accelerazione. In uno spazio curvo il concetto è lo stesso. Qual è la differenza? È che per traslare un vettore in un punto, un quadrivettore in un punto, in un quadrivettore verso su un altro punto, c'è bisogno della famosa dei famosi coefficienti di della connessione, via. Però il concetto è lo stesso, uno sta cercando di trovare la differenza tra due vettori in due punti sufficientemente vicini, che a tutti gli effetti è la derivata del quadrivettore di velocità, che a tutti gli effetti è come un'accelerazione. Scusa, questo per me proprio è un appiattimento completo, che è una cosa per me odiosa, che cancella completamente quello che è la novità della relatività, perché ti faccio vedere dove che vedo le cose strane. Se tu mi dici che è la stessa cosa, uno si chiede, ma allora perché è nata la relatività? Se è la stessa cosa, l'avevamo pensata al tempo di Newton, è finita. Quello che ha pensato Newton vale sempre. Capito? E infatti io da un lato non è quello che ha detto lui, però lui io sto dicendo che lui adesso non mi fare il processo a cosa ha detto lui e quello che sto dicendo io, fammi finire il discorso, no? Quindi io infatti ammetto che quello che ha fatto Newton vale sempre, certo che vale sempre, ma quelli che arrivano dopo, per esempio Einstein, portano un contributo nuovo. È una nuova visione in cui quello che ha detto Newton è contenuta nella nuova visione, ma non c'è solo quella. Per cui se io continuo a dire accelerazione, a livello intuitivo posso usarla e capirla, ma a livello teorico non va bene chiamarla ancora accelerazione, perché mi perdo il fatto che non è appunto soltanto accelerazione. Infatti non c'è solo l'accelerazione, infatti se la scriviamo in modo da metterci le coordinate vediamo che non è un'accelerazione, cioè abbiamo l'accelerazione in quelle coordinate e quella scrittura non è un'accelerazione, quindi perché la devo chiamare accelerazione? Così come chiami quadri velocità, dove c'è un elemento temporale che non è quella che noi chiamiamo velocità, ma che è un elemento di energia. Quindi gli hai dato il nome, gli hai mantenuto un nome perché rappresenta qualche cosa aggiungendo qualche cosa. Esatto, allora, la derivata del vettore di posizione, e qua hai messo la derivata rispetto all'intervallo. Allora io chiedo, come mai io ho letto spesso invece la quadrivelocità è la derivata rispetto al tempo proprio? Ossia DS è in qualche caso il tempo proprio, è il tempo proprio se sei fermo, perché DS diventa solo la parte temporale quando la parte spaziale non si muove, giusto? Sì. Quindi non è sbagliato dire che quella è la derivata rispetto al tempo proprio. Scusa, è sbagliato, perché se dici tempo proprio stai dicendo che sei fermo, e siccome, e siccome non sei fermo quando tu vuoi vedere le cose in generale, non puoi usare tempo proprio, quindi il DS è completamente il tempo proprio, contiene il tempo proprio, ma non è il tempo proprio. Se sei una particella libera nel tuo sistema di riferimento sei sempre fermo, quello che sto dicendo. Ho capito, ma io, siccome sono io l'osservatore di quella particella, è nel mio tempo che devo vedere come fa quella particella. Ma no, non è detto. Uno può analizzare il sistema nel sistema di coordinate più adatto a quel sistema. Nel caso di una particella libera, il sistema di coordinate più adatto a descrivere quel sistema è il sistema di coordinate attaccato alla particella, e quindi dove è a tutti gli effetti. Cioè, le equazioni che scrivi quando stai nel sistema della particella sono più semplici di quelle che scrivi quando tu sei osservatore di quella cosa lì. Questo è chiarissimo. Ma questa è la parte elementare della relatività ristretta che abbiamo fatto parecchio tempo fa. Qui non siamo più in relatività ristretta. È questo proprio il motivo per cui interpretare UI come il quadrivettore di velocità va bene, perché alla fine DS in un caso specifico è DT o DTAU. DTAU, sì. Di conseguenza in un certo senso lo è sempre, solo che lo è esattamente solo in un caso specifico, ma lo si può interpretare così in tutti i casi. Cioè è come cambia... Cioè, ti dà la velocità di una traiettoria. La traiettoria, se è statica, no? È un quadrivettore di velocità che punta in una direzione sempre. Se invece
non è statico, perché magari in uno spazio-tempo piatto c'è una, c'è una forza, quel quadrivettore di velocità può ruotare mentre si sposta sulla curva e quello dà l'accelerazione. In uno spazio curvo può ruotare anche senza forza, perché lo spazio è curvo. Non è corretto questo, Leo, mi sembra, io li, non lo so. Allora, non avete voluto capire cosa sto dicendo. Io sto dicendo, è chiaro che se usiamo sempre il linguaggio newtoniano, le cose sono corrette in un certo senso, ma se vogliamo vedere le cose nuove, non puoi continuare a usare il linguaggio newtoniano, sempre. E quando lui dice, siccome una volta, cioè nel sistema proprio della particella, il DS coincide col tempo proprio, allora è sempre tempo proprio. No, l'ha detto. Non è sempre tempo. Come no? L'ha detto. Ha detto che è un'accelerazione perché è divisa per il tempo proprio. L'ha detto. Perché dite che non l'ha detto? Scusa, la velocità come è definita la quasi velocità? Quale viene definita come derivata rispetto all'intervallo? Giusto? Perché qua lo dici qua. Sì. Dx diviso ds, ed è questo ds che ha tutta l'informazione che ci serve, no? Perché se siamo minkowskiani, il ds è semplicemente quella roba lì del, com'è? Vabbè, la differenza tra il quadrato, è la differenza tra il tempo e lo spazio, via, tra la distanza spaziale e quella temporale, tra quella temporale e quella spaziale. Altrimenti c'è di mezzo anche la metrica, se è curva, no? Quindi in quel DS c'è però allora, io ho bisogno di tenere separate la situazione piatta e la situazione curva, perché questa equazione non vale più a livello curvo. Dobbiamo generalizzarla e allora dobbiamo avere un'intuizione che ci faccia capire che cosa ci permette di generalizzarla, perché se invece non abbiamo bisogno di questa di questo nuovo principio logico fisico, allora vuol dire che quello che ha fatto Newton vale per sempre. Invece no, abbiamo bisogno di una cosa nuova, che è il principio di equivalenza. Se no io non esco fuori da un punto di vista formale da queste cose. Poi, quando siamo a livello pratico, possiamo usare un linguaggio meno preciso e dire sì, questa è un'accelerazione. Ma se siamo precisi, questa non è un'accelerazione. Ed è per questo che ci scontriamo, no? Perché vi dico, no, attenzione, non è un'accelerazione. Chiamiamo accelerazione quella tridimensionale, non quella quadridimensionale. Va bene, non continuo a non capire perché per te va bene chiamare quell'oggetto una quadrivelocità, ma quell'altro non va bene chiamarlo una quadriaccelerazione. No, accetto di chiamarla anche quadriaccelerazione, purché non la chiamate accelerazione nel senso che state dividendo per il tempo proprio. Se mi dite che state dividendo per il tempo proprio, vi dico no, la quadriaccelerazione non è divisa il tempo proprio. Perché ve lo dico banalmente in questo modo, dovete stare sempre nel sistema proprio di quella situazione per dividere per il tempo proprio. Se siete in un altro sistema avete bisogno di mettere un'altra cosa, che è la separazione di eventi. E quindi perché mi devo usare una cosa in un momento e altre cose in un altro? Usiamo, come dire, la cosa più generale in tutti i momenti. È più facile per me pensare che DS mi diventi il tempo proprio in un caso solo, quando ho infiniti casi in cui DS è DS. Non è chiaro cosa sto dicendo? No, per me è chiaro. Vabbè. Beh, no, io l'unica... forse, secondo me stiamo tutti un po' dicendo questa cosa, ma... Sì, vedo. Abbiamo un vettore UI. Io forse ho messo l'indice in basso, dovrebbe andare solo. Ma va bene, ma vedi, ma se mi fai quella situazione lì, non è la nostra situazione, perché sono d'accordissimo con te, perfetto. Sono le equazioni di Binet quelle che mi stai citando, no? Quindi no, va bene, non c'è nessun problema. Non è che non sono d'accordo. La definizione di derivata, cioè abbiamo un vettore UI qui, e un vettore UI nel prossimo punto della curva. Quando definiamo la derivata di questo UI, che possiamo fare in uno spazio piatto, prendiamo il limite in epsilon va a 0 di UI a S più epsilon meno UI a S diviso epsilon. Cioè, il limite è un rapporto incrementale. Quello. In uno spazio piatto possiamo farlo perché possiamo traslare questo vettore qua giù e prenderne la differenza. Sì, non solo per quel motivo, ma anche per quest'altro motivo. Quella curva... che noi, in cui tu puoi rappresentarti i vettori tangenti in punti diversi, in realtà lei curva è immersa
sia topologicamente che geometricamente dentro uno spazio euclideo. Allora possiamo fare tutto questo lavoro tranquillamente. Non stiamo parlando di geometria intrinseca, capito? Sì, ma qua stiamo parlando di una particella che vive in uno spazio, quindi è immersa. Ma non tu, ma per la nostra fisica relativistica noi non siamo immersi in uno spazio euclideo. Questo è il La punto. particella sì, No, neppure la anche se particella, scusa. allora questa particella qui in uno spazio piatto è curva perché è soggetta a una forza, okay, Sì. se no sarebbe dritta, retta, va bene? In uno spazio curvo questa traiettoria qua può essere una curva, una traiettoria di una particella libera perché in uno spazio curvo, per esempio potrebbe essere sulla superficie di una sfera. In quel caso prendere la differenza tra questi due vettori Possibile. non è ovvio, non è possibile se non si ha una connessione di Christoffel. La connessione, o di Christoffel o qualunque essa sia, è proprio l'elemento che ci permette di capire che siamo a livello intrinseco, che non siamo immersi. E quello è il punto. Se no, perché usi la connessione? Non avrebbe senso se tu non fossi intrinseco l'usare la connessione. Potresti uscire dal tuo spazio perché non sei e fare tutti i ragionamenti da fuori, no? Invece, siccome non possiamo fare i ragionamenti da fuori, dobbiamo usare la connessione. Sì, ma le connessioni si possono produrre senza uscire dallo spazio, perché in realtà la connessione, E che sto cioè, dicendo? capite, è la derivata semplicemente della metrica. La metrica non ha bisogno intrinsecamente di No, avere no, uno no, spazio esterno, perché la metrica può aspetta. essere data, visto che la metrica non viene data come prodotto scalare tra due vettori, diciamo, dello spazio tangente. E la metrica può essere indipendente e dalla metrica puoi dedurre le gamma senza bisogno di avere in mente che ci sia un vettore di base, diciamo, locale, quello che si chiama spazio tangente. Sbaglio? No, Sì. intendo dire questo, che non è vero che le gamma dipendono da derivati della metrica, solo nel caso in cui la metrica è simmetrica valgono, altrimenti no. È il nostro caso però. Ma se, vabbè, Scusa, ma no, la se uno mi dice dimostrazione, connessione, non mi scusa, dice la connessione. dimostrazione che le Ascolta, gamma no, sono Oreste, date Oreste, da. le parole sono precise. Se lui dice connessione, non sta intendendo connessione metrica. Può intendere connessione affine, una connessione di lì, non lo so, qualunque altra cosa. Se invece mi dice connessione metrica, io non dico più niente. Le connessioni metriche sono le connessioni che dipendono dalla metrica. Quello che stai Ma io dicendo non tu. ho abbastanza cultura di seguire quello che dici, però l'equazione che noi abbiamo fatto, l'equazione 21, dove è stata definita la gamma I alto, HL basso, dipende sostanzialmente dalla metrica, Certo, ma che può perché? essere anche una metrica dello spazio immerso, e dalle sue derivate rispetto al movimento. Punto. L'equazione 21, diciamo, dice tutto. Perché bisogna dire Perché qualcos'altro? prima, Quella la chiamo in connessione di Christoffel scusa, e la l'interpretazione. Sì. 21 viene da una condizione che la metrica sia simmetrica. L'abbiamo detto prima, Ok, l'abbiamo dimostrato sì. prima. Non stavo mica negando, infatti io non stavo negando quello, stavo dicendo sì, la metrica è simmetrica, appunto, e quindi anche le gamma lo sono, perché le derivate della metrica Sì, ma non stiamo facendo sono. matematica. La metrica simmetrica vuol dire una condizione fisica specifica, che è quella della relatività generale. Quindi siamo a posto, quindi la 21, certo che è così, Ok. ma non possiamo generalizzare. Se tu mi dici una connessione generale, non è vero che dipende dalle derivate della metrica. Tutto lì. Io pensavo, io non ho nessuna cognizione Solo per me che le gambe a noi sono non ci quelle, punto, servono. quindi A noi non ci non posso servono. sbagliarmi in questa maniera, No, ecco, a perché noi non non. le so Ho queste cose, capito, non ma le ho mai sentite neanche. a noi non ci servono connessioni generali, ci servono le connessioni queste qui, Ok. metriche. Quindi va bene, allora nella Vabbè, connessione dai, andiamo metrica avanti, pure. ok, Comunque abbiamo bisogna più o meno capito. accettare che la metrica è simmetrica per definizione, non si dimostra niente. No, non è vero, perché no, scusa, senti che vorrei. Dionigi, se dici così, vuol dire che sei dentro una condizione già scelta, che è quella tipica, no? Non è vero che la metrica per forza è simmetrica, cioè, o meglio, la metrica è simmetrica se come la definisce Oreste mi fa il prodotto de delle basi, il prodotto scalare delle basi, allora certo che è simmetrica. No, la metrica è per definizione un oggetto che si mette, cioè la metrica su XY è uguale a metrica YX. Ma aspetta, Poi stai la parlando di metrica è geometria una. differenziale?
Quale? Capisci? Non c'è un solo tipo di geometria differenziale. Quindi, se tu mi dici. Non conosco non conosco la Ti geometria faccio, differenziale, ti, dovrei sa, ti faccio un esempio. Se fosse vero quello che dici tu, avrebbero già trovato una cosa che non riescono a trovare. La metrica di uno spazio di Calabi-Yau è introvabile. No, chi la riesce a trovare piglierà o la medaglia Fields o il premio Nobel, dipende se è un fisico o quello che è. Quindi non è vero che le metriche di per sé sono simmetriche, sono quelle che attualmente si stanno servendo per la No, relatività no, 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 ma generale. la metrica è un oggetto che abbiamo definito noi esseri umani. No, no, caro, no, caro, la matematica non siamo noi che la definiamo, la matematica ci sbattiamo il naso contro e la scopriamo. Ed è un fatto oggettivo, non è un fatto soggettivo che io definisco quello, perché le definizioni che facciamo. No, 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 io sono di questa posizione radicale, quindi non mi puoi No, non è venire a dire. radicale, Orleo, la metrica si definisce così perché se è definita così ha un uso e diventa Sta utile. dicendo, Se esatto, non diventa utile, è appena detto. Quindi il concetto grosso è che il senso utilitaristico è quello che deve prevalere. Per me va bene, ma. Quindi è simmetrica, cioè, tu magari stai parlando di un altro oggetto, la metrica per No, definizione è simmetrica, aspetta, aspetta, questo però. magari riprendi dal Allora, contesto di no, matematica. la situazione è un po' più complessa, perché non è vero che una metrica non simmetrica non è utile. Non è una metrica se non è simmetrica, non è una metrica. No, non è così, perché voglio dire, è come dire, adesso io impongo che chiamerò bastone quella cosa lì, se il bastone è curvo non è più un bastone, non è vero. Scusami, un che si chiama? Non mi sfugge il nome. Esistono varietà che non hanno metri, una varietà semplettica. Sì, ecco, la cosa interessante. Ha La cosa interessante, su di essa sì, le varietà simpletiche. una forma simplettica, Sì. Esatto. che è un tensore a due indici che è antisimmetrico. Sì. Ecco, quello là non si chiama metrica, si chiama forma simplettica. Vabbè, aspetta, no, ma no, non mi puoi dire così, perché non è una questione di parole. La metrica misura la distanza tra due punti. E quello non misura delle distanze che non sono però No, distanze e per questo triangolari. motivo è simmetrica, perché la distanza tra punto A e punto B è uguale alla distanza tra punto B e punto A, per definizione di metrica. Cioè, metrica vuol dire la grandezza tra due punti, Allora, questo il è metro il di concetto misura. matematico di metrica prima di Einstein, sono d'accordo con te. Ma quando Einstein ha dato alla metrica il significato fisico che gli ha dato, non è più vero questo. Scusa, dobbiamo accettarlo questo fatto. Se poi uno cancella quel che ha fatto Einstein, hai ragione tu. Ma quello che ha fatto Einstein ha fatto capire che la metrica ha un significato fisico ben preciso, quasi quello di potenziale gravitazionale, se vuoi. In un certo senso, però anche lì non è un modo facile da dire. Infatti, è per questo che stiamo arrabattandoci a guardare queste cose, a discuterle, no? Proprio perché non è banale. Se le cose. Va bene. Vabbè, comunque. L'unico caso in cui ti darei ragione è che in uno spazio complesso dove una metrica ha due indici che vivono in spazi diversi e di conseguenza non è necessariamente simmetrica lì, però è un caso a parte. In uno spazio reale la metrica è simmetrica. Su questo non ci giurerei. Perché altrimenti sai cosa stai dicendo tu con questa affermazione? Stai cancellando un lavoro titanico fatto da Petrov sulla classificazione degli spazi di Einstein. E invece quelli vivono e sono come dire, una conquista grandiosa. Quindi non è vero quello che stai dicendo tu fondamentalmente Allora, a livello la domanda generale. è qual è la tua definizione della Ah, bene. Io parto dalla metrica pseudo-riemanniana che abbiamo cominciato ad analizzare e gli metrica? abbiamo No, dato. non un No, esempio, ma io non poi un esempio. definisco la metrica perché io non sono un matematico, cerco di essere un fisico. Quindi non mi interessa definire le cose perché è chiaro, se io le definisco sono dentro una cosa chiusa. E quindi qualunque cosa nuova dentro la definizione non c'entrerà mai più. Avremo un'altra definizione che un'altra cosa, come si fa di solito, non è che non possiamo definire le cose, non potremmo parlarci. Ah sì, se dici così vuol Sì, dire che ogni questo momento le cose forse. cambiano. No, diciamo, sotto questa parola, in questo ambito, questa stessa parola in un altro ambito, quando parli di quadri
velocità intendi una cosa, quando parli di velocità sì, intendi una cosa un po' diversa. Vabbè, non è che ti impedisce di impedire, anche se tu hai definito la quasi velocità in maniera ferrea, nessuno ti impedisce domani di chiamare, trovare una quasi velocità di tipo, diciamo, orleiana, e nessuno te lo impedisce, non è che una definizione ti impedisce di pensare, vuol dire, anzi, chiarisci un punto e dopo veramente a me le definizioni hanno sempre impedito di pensare, e quando non ho la definizione che pensavo bene, quindi non è vero quel che mi dice. Poi, comunque per poter lavorare, no, con una metrica, nel caso no, spazio-tempo, bisogna capire cos'è quell'oggetto e bisogna dunque definirlo, perché sennò non sappiamo di cosa stiamo parlando. La definizione di quell'oggetto in uno spazio-tempo, se vogliamo essere specifici sullo spazio-tempo, è un tensore simmetrico. Ma non lo fai... Vabbè, posso accettarlo questa idea qui, va bene? Ok. Allora, comunque il concetto grosso è che le equazioni nella relatività ristretta sono contenute dentro questa equazione qui, dUi uguale 0. Allora, quello che ci resta da generalizzare è prendere questa equazione che va bene in uno spazio piatto e generalizzarlo a uno spazio curvo. Come? Tenendo conto che invece di usare il differenziale piatto, dobbiamo usare il differenziale curvo, quello che abbiamo chiamato D grande. E quindi in coordinate spazio-temporali curvilinee l'equazione del moto si generalizza in questo modo. D grande UI uguale 0. Allora andiamola a scrivere questo D grande, che tanto l'operatore D grande sappiamo come scriverlo. È una D piccola più gamma moltiplicato U, cioè moltiplicato quel vettore che stavamo per derivare per il differenziale, quello che sto leggendo qua. Quindi dUi più gamma IKL per UK di XL uguale a 0. Ora, il dividendo non è vero, perché i passaggi matematici sono altri, però facendo finta di dire dividendo per DS, abbiamo dUi diviso DS uguale gamma I KL UK, poi quel DXL diviso DS. Ricordate che il DXL diviso DS me lo sto portando sempre dietro, perché poi invece di stare a livello di quadri velocità staremo a livello di quadri raggio vettore. E quindi qui il DUI su DS lo vediamo come operatore di derivata rispetto a S di UI più gamma, poi l'UI finalmente lo facciamo diventare quello che è la definizione, cioè la quadri velocità di x su ds, e quindi abbiamo da applicare a lui il d su ds, più gamma ikl per dxk di xs, di xl, tutto su ds ognuno. E allora alla fine abbiamo la 35 che dice: derivata seconda di xi rispetto a s, la separazione, che questa qui la potremmo chiamare, se la vogliamo chiamare, quadri accelerazione, però questa qui è una quadri accelerazione a livello minkowskiano, non è la quadri accelerazione curva, perché la quadri accelerazione curva sarebbe tutta questa, che come vedete non è una quadri accelerazione, perché solo questa ammettiamo di poterla chiamare quadri accelerazione, capito? Non è chiaro che sto dicendo. Sì. Più gamma IKL di XK su DS di XK di XL su DS, tutto questo uguale a 0. Queste sono le equazioni del moto. Infatti uno dice: perché sono le equazioni del moto dove c'è un campo gravitazionale? È semplice, perché il campo gravitazionale, come dire, chiamiamo le accelerazioni e le forze del campo gravitazionale, sono dentro questi gamma IKL. Siccome I e KL vanno da 0 a 3, sono 4 per 4 per 4, 64 oggetti. In realtà non tutti questi 64 oggetti sono tra di loro diversi da 0, soltanto una quarantina di questi oggetti. No, comunque, quando questi 40 oggetti vengono ad essere espressi diversi da zero, rappresentano delle varie incroci di forze e accelerazioni che vanno in tutte le direzioni del tridimensionale e anche quadridimensionali, no? Per cui soltanto se le cose le rendiamo sempre più locali, quindi in piccolo, ci emerge di nuovo la visione della forza gravitazionale.
quando è dentro gamma i KL, la forza non riusciamo a vederla, perché una parte, diciamo, ci sembra forza e una parte invece ci sembra il percorso da binario che fa la geodetica. Quindi non riusciamo a separare le due cose con facilità quando siamo a livello complesso. Il movimento di una particella in un campo di gravitazione è definito dalle quantità gamma i KL. La derivata di quadro xi su di s quadro è quella che noi possiamo chiamare la quadri accelerazione della particella. Quindi dentro. Scusa, Leo, Prego. posso farti una domanda? Anche meno. Tu hai detto che è difficile separarle da. Cioè, ma serve separarle? Allora, dal mio punto di vista no, però dal fatto che noi abbiamo una visione tradizionale, siamo abituati a stare in una situazione che ci sembra quella normale, no? In cui c'è la gravità, ci sono le forze, la situazione newtoniana, noi siamo contenti quando una situazione che non capiamo la riportiamo verso le condizioni newtoniane. Quindi è in quel momento che diciamo capiamo le cose, le definiamo come mi chiedeva prima Dianigi, no? No, però Cosa? io farei nel mio piccolo, una piccola distinzione tra l'utilità di dar conto di una cosa che si trova, cioè quell'emergenza di gamma IKL, e invece l'utilità più alta, concettuale, di lavorare con delle definizioni, cioè sono due cose diverse. Infatti io di solito le definizioni le lascio dentro la matematica, non me le porto dietro, a meno che non mi Ma servono in perché certi momenti, le uso in separare fisica. gli ambiti? Vabbè. Però sapete anche voi, no, che le definizioni sono fatti formali, no, normativi, e a volte uno, una volta che ha fatto la definizione, va fuori dalla definizione in certi casi, non ne frega niente, no? Quindi non lo so. Allora. Troverai nuovi nomi, troverai, non è mica obbligatorio. Infatti qua la chiami quadri accelerazione ed è un po' diverso dalla Cioè, quadri accelerazione. mi sembra più grave chiedersi, cioè più grave, però probabilmente io non vedo la maggior parte dello spessore di queste cose, e chiedersi se serve, cioè la domanda che faceva Marco, se serve separarle. Cioè, a me sembra già una gran cosa riuscire a descrivere che ci sono Ma guarda queste che se forze. dici così, la parola descrivere è equivalente a separare, perché quando descrivi, per descrivere bene le cose, devi riuscire a capire le varie parti, come si muove, e quindi a separarle, no, questi concetti. No, io speravo di essere riuscito intendevo descrivere non in un senso letterale, ma nel senso di riuscire ad avere una scrittura che dà conto di queste forze che non sono così banalmente descrivibili o rappresentabili come un'accelerazione normale in uno spazio minkowskiano. E come dire, non immediatamente chiedermi se non serve a nulla questa inseparabilità o difficile separazione e quindi descrizione Ma Marco di l'ha queste chiesto forze. per dire che non era utile, no, ha detto cosa che non No, non lo so, non lo so. Non ho capito di quale Cioè, separazione sta parlando Marco. A un certo punto Orlando ha detto che lì dentro ci sono gli effetti gravitazionali, tutto il resto. Oppure traiettore, e ha detto, quando tu li vedi, ce ne sono una quarantina, e io mi sono detto, beh, ma ci sono, sì, esistono, quello è un fatto, sono così e lasciamo lì, no? Cioè, non è detto che tu debba per forza, avere una tassonomia di queste cose. capito, però voglio dire, uno che vede per la prima volta queste cose dice: ma che cos'è? E allora ha bisogno di riferirsi a cose che già conosce, conosce No, le no, no, su questo sono forze, d'accordo, che tu quindi. debba creare un isomorfismo, io su questo non ho dubbi, ma io invece sto proprio pensando, cioè ci sono delle cose che sono così e punto, cioè voglio dire, cioè a volte è persino inutile andargli Io, cioè, non lo so se è inutile, d'accordo, sì, mi sembra un po' può pericoloso. essere utile, può essere, non lo so. Comunque, guardate cosa viene fuori ancora adesso. Ne risulta che possiamo chiamare la quantità, però quale, ecco,
ve la leggo così prima, gamma KL UK UL moltiplicato meno M. Questo meno M, beh, lì non c'è la nostra equazione. Chi è meno M? Quella M? La massa, no? E quindi in questo modo è come se avessimo una specie di massa per accelerazione, che è come se fosse l'equazione di Newton, in un certo senso. Possiamo chiamare la quantità meno m gamma IKL UK UL la quadriforza agente sulla particella nel campo di gravitazione. Il tensore GIK, che esiste perché abbiamo visto che dentro gamma ci sono le derivate di GIK. Cosa? Scusate. Sì. Ah no, Orlea non c'è, no, non capivo da dove venisse fuori questa M. No, allora solo per dire che la 35, no? Mm. La 35 in uno spazio piatto, dove gamma e KL è 0, sì. La 35 ti sta solo dicendo che il moto della particella è una retta. Sì, 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 sì. E se in uno spazio piatto invece, se uno mettesse, se uno chiamasse la propria forza gamma IKL di XK di XL e ci mettesse una massa davanti, ok, no, quella là ti darebbe l'equazione di Newton. Questo quindi a 35 ti sta dicendo che in uno spazio curvo, visto che gamma IKL non è zero in generale, il moto della particella sarà un moto curvo anche in assenza di una forza che non gravitazionale, diciamo. Quindi la gravità curva lo spazio e di conseguenza è forza un moto curvo, curvilineo alla particella. Ok, quindi seguite geodetiche senza avere bisogno, che possono essere curve senza chiamarlo in campo gravitazionale. Scusate, ho dovuto fare il tecnico della televisione. Per venire. Vabbè, C'era qualche domanda? State parlando? No, stavamo parlando di come nasce la M. Beh, ma non nasce da queste equazioni, nasce dall'idea che noi lo sappiamo già. Se noi vogliamo una forza, dobbiamo fare massa per accelerazione, no? Che è la legge di Newton. Quindi tutto il prodotto di gamma per il prodotto delle due quadri velocità è un'accelerazione, in un certo senso. Ok, quindi qua dice chiaramente che la derivata secondo del punto rispetto alla ds quadro è la quasi accelerazione. Perfetto. Sì, ma quindi è soltanto questa la quasi accelerazione? Sì, certo. Quella che già conoscevamo nell'ambito della relatività stretta. Ok. Bene. Ora, il tensore GIK gioca allora il ruolo dei potenziali del campo di gravitazione. Le sue derivate definiscono il campo gamma IKL. Come dicevi prima tu, no? Notare anche la forma dell'equazione del moto scritta mediante le componenti covarianti della quadriaccelerazione. Quindi, finora abbiamo visto che la quadrivelocità era controvariante. Allora, se mettiamo tutto in condizione covariante, dobbiamo prendere la quadrivelocità scritta con l'indice in basso, no? Quindi, allora partiamo dalla condizione dUI uguale 0. Allora, la dUI uguale 0, tradotta in dettaglio, diventa la derivata di UI rispetto a S meno gamma IKL, che però la I adesso è in basso, per UK alti e UL alti, uguale a 0. Quindi questa è la forma covariante delle equazioni del moto della particella nel campo. Ora, siccome gamma IKL, quando ho scritto tutto in basso, cioè quella equazione 20 che ci permette di sostituire alla gamma le derivate, e siccome alcuni due termini si riducono, viene fuori questa dUI su dS uguale meno un mezzo derivata parziale, cioè, perché questa è la, come si chiama, la quadridivergenza di GKL su dXI UK UL uguale a 0. Quindi anche questa è l'equazione del moto scritta in forma covariante
che ci fa vedere la metrica e la derivata della metrica direttamente nell'equazione del moto. Sì, ok, questa qua non ha nome, questa equazione qua, va No, bene. è sempre l'equazione del moto che fa molto bene. No, no, il numero, scusa, Ah, scusa. no, 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 perché non c'è nulla di nuovo. Con una scelta adatta del sistema di coordinate si può sempre annullare tutte le gambe KL in ogni punto dello spazio-tempo. L'ho chiamato punto, ma sapete che il punto dello spazio-tempo è l'evento, no? Quindi voi scegliete un dato evento. In quell'evento potete annullare le gambe KL usando una trasformazione di coordinate adeguata, no? Però ovviamente è zero in quel punto le gamma L, però appena vi allontanate da quel punto sono diverse da zero. Ossia, perché stai usando lo spazio tangente in quel punto. Sì, Ok. ora si vede che la scelta di un simbolo di riferimento localmente inerziale significa l'esclusione del campo di gravitazione in un volume infinitamente piccolo dato dallo spazio-tempo, e la possibilità di una tale scelta è l'espressione del principio di equivalenza nella teoria relativistica della gravitazione. Quindi, quando vi dicevo, guardate che qui si applica il principio di equivalenza, è proprio questo, che sembra un fatto formale. Voi scrivete il differenziale della quadrivelocità nella situazione piatta, vi sostituite l'operatore curvo D, e quella è l'applicazione del principio di equivalenza. Capite? Che uno a questo punto dice: beh, se è così formale, allora trascuro l'idea che sia il principio di equivalenza, volendo, no? Lo lascio sottinteso ed è finita lì. È chiaro? Pensavo che fosse altro il principio di equivalenza, invece è questo. Allora, diciamo così, come vi ho fatto vedere, non vi ho detto niente del principio di equivalenza, vi ho detto che possiamo passare dalla D piccola alla D grande invocando il principio di equivalenza. Poi che cosa dice il Io principio di equivalenza? pensavo che tu passassi semplicemente perché ti localizzavi, cioè andavi a cercare uno spazio lineare tangente in tutti i punti della Cioè, nella cosa. No, pratica si fa così, in in pratica pratica non non qui è. stiamo facendo il processo inverso. Siamo già in uno spazio piatto di piccolo, no? E abbiamo l'equazione del moto della relatività ristretta. Poi ci spostiamo verso uno spazio-tempo curvo, quindi invece di stare in piccolo ci stiamo ingrandendo da Sì. poter osservare gli effetti di curvatura. Allora le equazioni del moto acquistano quella forma lì, cioè quella della D grande. Ma com'è possibile passare dalla relatività ristretta verso la relatività generale? Col principio di equivalenza. Vabbè, che noi non abbiamo introdotto, non lo stiamo introducendo No, qui. io non vi faccio mai l'introduzione formale di queste cose, non me le sto facendo. Perché dal mio punto di vista è un finto modo di fare, no? Perché non è che il principio di equivalenza. Infatti, dal punto di vista della letteratura attuale mondiale, di principi di equivalenza ce ne sono 6 o 7. Quindi c'è il principio di equivalenza forte, c'è il principio di equivalenza debole, c'è quello di Einstein, c'è quello di Einstein forte, quello di Einstein debole, così ce n'è una quantità illimitata, proprio perché siccome è un principio euristico, uno lo adatta alle sue situazioni, quindi non è un principio formale. È un principio fisico. Quando faremo qualche applicazione lo vedremo. Che facciamo? Andiamo ancora un po' avanti? Oppure. Comunque Vabbè. fondamentalmente il principio di equivalenza, diciamo quello su cui si è basato Einstein all'inizio, si può associare a quell'equazione perché lui ha avuto questa intuizione che dice ah, una particella, la domanda principale era perché nella legge di Newton F uguale a ma, dove m è la massa dell'accelerazione, m è la massa inerziale. Se ci metti F uguale alla forza di Newton gravitazionale, G m grande, m piccolo su R quadro, dove m piccolo è la stessa m dell'ma. Ma per una coincidenza, uno dice, perché una viene chiamata massa inerziale, Perché l'altra massa gravitazionale. se uno usa le leggi di Coulomb, la forza elettrica, cioè
epsilon Q grande, Q piccolo su R quadro. Quella Q piccola non è equivalente a M, è completamente diversa. Quindi la domanda è: perché nella legge di Newton l'M gravitazionale è uguale all'M di forza, no? E si cancellano, e quindi anche l'accelerazione non dipende dalla massa? Dalla massa. Qui in l'intuizione di Einstein era una massa, un corpo in caduta libera, o un corpo in un campo gravitazionale è equivalente allo stesso corpo accelerato. Sì. E l'equazione dell'accelerazione è data proprio da quell'equazione della geodetica. Lì vedi che un corpo con un'accelerazione si comporta esattamente come un corpo in un campo gravitazionale. La forza che causa l'accelerazione è uguale a meno mezzo m di gkl su dx, bla 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 bla. Quindi si sta facendo l'equivalenza tra la forza che causa il moto di una particella e il campo gravitazionale. Sì, ok. E è lì il principio di equivalenza in questa equazione. Okay. Cioè sostituisci tutta la seconda parte dell'equazione con quindi una è praticamente le gamma sono loro che gestiscono le geodetiche, giusto? Gamma, come dire, permettono all'interno della struttura dell'equazione di farsi estrarre l'informazione che hanno per dare la geodetica, ma non è che le gamma determinano la geodetica, è la struttura dell'equazione che la determina. È chiaro cosa ho detto? Sì, cioè, sì, riguardiamo questa qui, la 35. La possiamo chiamare anche equazione della geodetica, perché una volta che abbiamo risolto rispetto alle quattro incognite che sono x, y, no? Abbiamo delle funzioni che ci dicono com'è la traiettoria, cioè com'è il movimento, sì, la traiettoria. Va bene. Questa qua la possiamo chiamare equazione della geodetica, a me piace questa affermazione. In realtà, come al solito arrivo io a fare perché in questa serie. Questa è l'equazione del moto di una particella nel campo di gravitazione. Sì, formalmente ha la stessa struttura che uno, se si fosse messo a fare geometria differenziale, avrebbe trovato questa forma di equazione per esprimere le geodetiche. Quindi non è che questa è l'equazione delle geodetiche, è che ha la stessa forma. Allora, tramite il principio di equivalenza di Einstein, possiamo dire che la forma del moto della particella e l'esistenza nella geometria differenziale delle geodetiche sono determinate da questa forma qui. Poi alla fine uno dice, bene, questa è l'equazione delle geodetiche, e taglia corto, no? Però di per sé, voglio dire, l'equazione delle geodetiche verrebbe dalla geometria differenziale, non viene dalla relatività. Capito? È solo dopo che la relatività si accorge che la traiettoria che fa il corpo è una geodetica. Non è chiaro cosa voglio dire? Io non lo so, allora mi sbaglierò, ma la geodetica è, parliamo sempre in maniera estrinseca, è il percorso che viene fatto dalla particella, diciamo, libera, giusto? Allora, se parli in modo estrinseco, cioè immerso. No, ma non cambia il concetto. Cioè, da quello che ho capito, la geometria differenziale ti dice che questa equazione va bene, non ti dice chi fa le gambe. La geometria differenziale ti dice che le gambe dipendono da come è fatto, diciamo, la superficie su cui ti muovi, va bene? Sì. Se è una sfera, se è un donau, come quello che sia. Quello che ho immaginato che Albertino avesse detto: queste gamma qui dipendono, hai capito? Dipendono dal quadritensore energia e impulso. Ecco. No. Qui ancora questa non è l'equazione di campo. Ok. Ce ne vuole. Quindi ancora le gamma sono, diciamo, un po' lasciate lì in aria, non si sa bene. Non si sa bene chi le determinerà. Questo ci sono tre livelli, cioè il livello della metrica. No. Tramite le derivate sulla GK riesce a costruire questo coso che non è un tensore, che è una connessione, le gamma.
Poi, tramite le gamma, combinazioni lineari delle gamma e derivate sulle gamma, tutte e due in forma simplettica, ottieni un tensore che è quel tensore di Riemann, il tensore di curvatura. No? Attenzione, ottieni il tensore di Riemann se ammetti che le gk sono simmetriche. Se le gk non fossero simmetriche, otterresti ancora quello che potremmo chiamare, ma che vabbè, cioè, in letteratura ha vari nomi, però che si chiama tensore di Riemann-Weyl, nel senso che c'è una forma che viene chiamata tensore di curvatura di Ricci che coincide con quella che conosciamo noi come tensore di Riemann, e un'altra forma diversa che viene chiamata tensore di Weyl. Solo che il tensore di curvatura o il tensore di Ricci di curvatura e il tensore, attenzione, sto dicendo tensore di Ricci, ma è il tensore di Riemann. Quindi la parte di Ricci del tensore di curvatura, che è quello che noi chiamiamo adesso tensore di Riemann, esprime la curvatura. La parte del tensore di Weyl esprime un'altra forma di curvatura. E uno dice, come, ci sono diverse? Eh sì, quale forma? La torsione. Perché la torsione è un modo di curvatura che non è la curvatura quella del... E allora ecco che a questo punto emerge il concetto di dire, ma allora la GK, se è simmetrica, non c'è più il tensore di Weyl. Se invece non fosse simmetrica, cioè non c'è torsione. Sì, la torsione è nulla. E quindi il tensore di Weyl che esprime la torsione non ci sarebbe, sarebbe nulla, no? Ok. Però non sono sicuro di questa cosa comunque. Perché non sei sicuro? Che il tensore di Weyl sia non zero solo se la torsione non è nulla. Credo che il tensore di Weyl possa essere non zero in generale. Il tensore di Weyl, a differenza del tensore di Riemann, è un invariante conforme, cioè non, sì, non infatti, dipende dal... Infatti se lui è tutto nullo dà la piattezza conforme. Conforme, cosa significa piattezza conforme, se si può Sì, il conforme è legato al fatto che cose diverse che vanno in direzioni diverse, se le porti da una parte all'altra mantengono gli angoli. Ok. No, gli angoli che avevi visto da una parte, l'angolo si conserva, ma non si conserva invece la forma della curva. Piattezza, la piattezza praticamente è quando tutto il tensore di Weyl è nullo. Però, cioè non c'è torsione in nessun senso, diciamo. Sì, però come dice Dionigi, lui sta dicendo, guarda che se la torsione, ecco, infatti ha ragione in questo senso. Se parlate di torsione basta, allora chi determina la torsione è il tensore di torsione, che lui è praticamente la differenza delle gamma, però con scambio di indici. Cioè una struttura che abbia gamma meno gamma con i tre indici scambiati viene chiamata tensore di torsione. Allora, se quella è nulla, le gamma ovviamente sono simmetriche, e allora la loro simmetria induce la simmetria anche sulla G. Ma questo non è il tensore di Weyl. Il tensore di Weyl è il tensore di torsione, ma non è il tensore torsione. Vabbè. Io lì non ci sono ancora assolutamente arrivato. Sto arrancando. Però per chiudere con le gambe, sì, per pulire quindi... il concetto. Non ci riguarda perché la relatività generale è torsionless, cioè è senza torsione, quindi non c'entra il tensore di Weyl. Però lo stavo dicendo per farvi vedere che le cose si sono allargate, e quindi devo dirvelo. Possiamo lasciar perdere, sono d'accordo, si può lasciar perdere il tensore di Weyl per ora, ma non è corretto dire che in una teoria torsion free il tensore di Weyl è zero. Sì, questo no, questo no. Sì, infatti il tensore di Weyl può essere non zero anche se non c'è torsione. Non c'è torsione. Sì, questo sì. Ok. Allora, quindi adesso stiamo per affrontare sempre lo stesso argomento, ma una cosa interessante. Visto che c'è l'equazione del moto, allora ecco che c'è interesse di capire cosa fa il quadrimpulso. Perché nella situazione newtoniana l'impulso, in pratica, se tu hai l'equazione del moto, riesci a ricavarti l'impulso che
fa capire come si muove dentro il moto della particella. Scusa Orleo, prima che vai avanti a parlare di questo, sì, volevo solo fare una domanda, sì, a tutti, ed è la seguente: è chiaro a tutti cosa sta esprimendo questa equazione della geodetica? Cioè cosa è una geodetica? No. Ma io ho un'idea di cosa sia una geodetica, però la mia deduce semplicemente dalla geometria differenziale, ossia il fatto che passando da un punto all'altro della geodetica non devono essere espresse forze, diciamo, che non siano quelle intrinseche allo spazio-tempo o diciamo, allo spazio n-dimensionale che stai attraversando. Ecco, okay, questo voglio dire. Non so, posso fare un esempio più terra-terra, no, però... No, direi... no, l'intuizione, sono d'accordo, è proprio quella, e come si implementa questa intuizione a livello matematico? Si implementa dicendo il vettore velocità, sì, resta parallelo a se stesso, sì, durante il moto. Okay. Certo. Il fatto che rimane parallelo a se stessa si... scrive come quell'equazione 35 o sì, sì, dove, oppure quella sotto, anzi, che dove è espressa in termini del vettore di velocità. Cioè quella è l'equazione che definisce il concetto di un vettore velocità che rimane parallelo a se stesso. Aspetta, allora posso fare un esempio che è quello che io forse ho capito. Se tu hai una pallina che ruota sulla terra, no? Quando è come se si muovesse su una serie di piani, uno collegato all'altro. Quando la pallina passa da un piano all'altro, l'unico movimento che può fare è quello che è, diciamo, normale, che è collineare alla perpendicolare del nuovo piano, in sostanza. È come se passando da due piani all'altro, l'unico movimento è quello che diciamo, segue la normale della nuova posizione, qualcosa del genere. Tu hai un piano così, così ecco. E poi un po' di... e poi ecco. Come se fossero tante piastrelle. Quando parti da una piastrella all'altra, indipendentemente da qual è il bordo, l'unico movimento che puoi fare è quello di abbassarti o di alzarti, però lungo la normale della nuova piastrella. Io questo è l'immagine che ho io, ecco. Ma io invece è una domanda interessante quella di Luigi, perché in un certo senso quando io fui pilota di Alianti, per me la geodetica non era la linea retta tra due punti più vicini, ma dove trovavo energia per arrivarci. Cioè, mi spiego, se io devo andare da Como a Varese, non è detto che io facevo una retta, perché magari mi devo andare prima su una montagna dove c'era una termica, poi su un'altra, poi su un'altra. E questa era la traiettoria più vicina tra Como e Varese, che vuol dire in metri poteva essere anche più lunga, ma in tempo era sicuramente la più corta. Ma da un punto di vista fisico è un bel esempio, secondo me. Questa io me l'ho immaginata così, una geodetica. Sì, comunque alla fine di geodetiche, cioè la geodetica per definizione è la curva più breve tra due punti. Non è necessariamente la più breve tra due punti. Ok, localmente può essere, ma in generale non lo è. Ok, esatto. Io per evitare proprio questo problema dico sempre che la geodetica si basa sulla antica definizione di come si chiama, di Euclide dice che è retta qualunque cosa che giaccia su se stessa. Allora se noi usiamo questo concetto riusciamo ad avere anche la geodetica, perché se voi avete un tratto piccolissimo e gli date la condizione che giaccia su se stesso, cioè su quello che aveva prima, quindi è il concetto di spostamento parallelo, e tratti continui a seconda di come lo spazio è, se è piatto o no, vi fa o la linea retta, piatto, o la geodetica, se curvo. Quindi quest'idea qua, secondo me, contiene anche quella della brevità, diciamo. Sì, ma la brevità... Sì, allora basta prendere l'esempio della Terra.
per andare da Roma a Johannesburg c'è la geodetica, che è il circolo massimo. C'è anche la geodetica che va dall'altro. Esatto, c'è anche l'altro. Questo, sì. No, no, io intendevo dire questo, che sulla sfera è sicuramente corretto. Però se tu hai una situazione un po' diversa, come se fosse una pianura con in mezzo un panettone, la geodetica ti porterebbe a salire in cima al panettone. E quindi tu fai prima a scansarlo, non so come dire. Se tu avessi una specie di cono in mezzo alla pianura, ti conviene girargli attorno, anche se non è la geodetica. Perché tu devi creare una forza per scansare l'ostacolo, altrimenti la geodetica ti porta a salire sull'ostacolo. Beh, questo è un esempio preciso, direi. No, non introduce niente. E non è la linea più breve tra due punti. Se c'è non credo che se tu scrivessi la metrica dello spazio che hai appena descritto e del panettone, e tu calcolassi dal punto A un punto da un lato del panettone, il punto B dal lato opposto del panettone, e calcolassi l'equazione, risolvessi l'equazione della geodetica dato il punto iniziale, le condizioni iniziali, il punto e il vettore velocità, non, quello che farebbe la geodetica andrebbe verso il panettone, comincerebbe a salire sul panettone, percepirebbe curvatura e comincerebbe a riscendere il panettone, sì, e quindi non andrebbe su, si farebbe un po' di panettone, poi rimarrebbe sul lato, caderebbe giù e poi continuerebbe. Mi posso permettere di fare un'osservazione? Capito? Non farebbe la perché, retta. Perché chiedi il permesso, Marco? Che cavolo vuol dire chiedere il permesso? No, amore, allora, non glielo dare, no, non te lo do il permesso. Non te lo diamo, stai zitto. Così senti realistico, cosa fai tutta no, cosa? No, perché io ho sempre una genetica, io sempre considerata da povero ignorante, cioè non come una retta nelle tre dimensioni, ma chi tenesse conto anche del tempo. Cioè, ripeto, torno a fare l'esempio da Como a Varese. Ok, se io sono su un aliante e riesco a trovare il punto dove faccio quota, magari faccio 10-20 km in più, ma impiego un sacco di tempo in meno. Ok, ma quello lì si chiama calcolo delle variazioni. Tu trovi la traiettoria che minimizza una qualche cosa che ti interessa, o la benzina che consumi, o il tempo, quello che ti pare. È un'altra cosa questa. La geodetica credo che abbia una definizione che ha a che fare con un integrale sullo spazio che tu stai definendo in quel momento. Solo sullo spazio? Penso, però puoi definirla come ti pare. A me piace la tua idea, tu risparmi tempo, io magari posso dover andare dall'altra parte del mondo, voglio risparmiare benzina, farò un calcolo della variazione in modo che la mia nave consumi meno benzina. Certo, se sono in barca a vela ho un altro problema ancora. Infatti. Se usiamo Wikipedia, la geodetica è la curva più breve che congiunge due punti in uno spazio, come aveva appena detto Dionigi prima. No, ma lo so che di solito si dice questo, però non capivo perché. Non capisco perché. Questo è il modo più immediato. Poi bisogna andare a vedere, perché sta parlando solo di geometria parabolica. Quando vai a vedere le altre geometrie, cominci a, per esempio, nell'iperbolica non è più il più breve, è la più lunga. Perché è soltanto l'estremale, ma non è il minimo. Sì, ma infatti in realtà nella relatività generale c'è questa... molti che non la studiano hanno questa idea che sia la distanza più breve, ma in realtà in geometria pseudo-riemanniana o lorenziana, sì, dove una componente della metrica ha il segno opposto, la geodetica è la curva più lunga tra due punti. Perché questo? Perché uno può connettere due punti con una curva di lunghezza zero, sempre. Uno se ha un punto qui e un punto qui, va luce, e la luce, la distanza percorsa da un raggio di luce zero, quindi hai... Quali sono i percorsi di luce che appunto hanno lunghezza nulla? Il fatto che il cono luce ha distanza zero, tutto un punto dall'altro, ti permette di passare da un punto A a un punto B temporalmente connessi o causalmente connessi in zero tempo, in zero distanza. Di conseguenza la distanza
la geodetica tra i due punti temporali è quella di la distanza più lunga, perché puoi sempre prendere una di distanza di lunghezza zero. Sì, comunque a me non mi avete convinto, eh? Perché anche lì, quando tu adopri l'equazione 35, quella prima, dove metti che il differenziale della velocità è nulla, quella lì in realtà esprime una condizione locale, non è un estremale su un integrale definito, è una situazione locale, e di solito non è detto che una situazione locale sia quando tu vai a integrare lungo quella curva lì tu hai un minimo, capito? Come si fa nelle equazioni di Eulero, quindi non lo so, mi rimangono i dubbi. È corretto, per esempio nella sfera hai Roma, Johannesburg, vabbè, geodetica, però puoi anche andare nel verso opposto, che anche essa è una geodetica, ma non è la più breve. Sì, quella lì perché adoperi quell'altra, quello no, sono no, d'accordo, no, quello no, che ho visto. No, però quello che dice Dirigi è corretto, cioè il fatto che devi fare la geodetica se vuoi un moto spontaneo, un moto libero. Sì, questo sì. Quindi, certo. Non è detto che lo fai nel senso che è più breve. Puoi fare anche è quello, è quello che sto cercando di dire io. Cioè, ma nel caso dello spazio con il panettone in mezzo, tu dicevi vado da A a B, la geodetica è quella che va su e torna giù. Sì, perché non devi fare curve così, devi andare sempre dritto, le due ruote vanno alla stessa velocità. Se tu prendi condizione iniziale, sono al punto A col vettore di velocità in questa direzione qua, ok? Quello che la geodetica farà, se risolvi l'equazione con la metrica di questo spazio, è che farà così, andrà verso il coso, poi sentirà questo potenziale gravitazionale, chiamiamolo, e non andrà su, ci girerà intorno, farà così. Ho capito quello che vuoi dire. Capito? Ossia, non seguirà quello che pensavo io, non seguirà il... Adesso devo pensare per spiegarmi meglio in italiano, ho capito quello che dici, devo rifletterci su. La metrica di questo oggetto farà sì che la geodetica, dato questa condizione iniziale, cioè io sono qua e vado in questa direzione al tempo zero, questa qui tu pensi andrà su, lassù, in realtà no. Quella che ha detto Dionigi, che ha tracciato, è la geodetica. Quella che hai tracciato tu, che ha disegnato lui, che va se non la sommità, non è una geodetica. Quindi quello è un moto, allora, è un moto forzato. Quello che stavo cercando di dire io, lui, diciamo che sia proprio dritta, devi decidere se andare a destra o a sinistra, e questa decisione non lo fa la deve fare il guidatore, non la superficie. No, se sei in moto libero la fa la superficie. Se hai un motore... È da qui che emerge la casualità. No, ma è quello che stavo cercando di dire, che quello per fare è girare attorno al panettone, devi creare una forza che non è nella direzione... Scusami, in questo hai ragione. Perché se tu mi stai dicendo, se io vado di qua, poi non andrò di là, se non vado su dritto, vado qua. E di conseguenza la geodetica tra A e B... Passa dal panettone. Non è questa, ma è così. Quello sarebbe ancora più ragionevole, certo. Scusa, quindi hai ragione, non è assolutamente... Io stavo pensando al moto di una particella che parte in quella direzione. Quella non sarà la... Quella seguirà... Allora, se tu prendi un vettore... Dipende da dove parti, certo. Lei farà, no, anche dalla direzione in cui va. Lei farà così, salirà su qui e poi cadrà giù di qua. Ok? Questa è la geodetica dettata da questo punto qui e la sua velocità iniziale. La geodetica, e quindi non è la geodetica che vuoi tu è la geodetica tra A e B. La geodetica tra A e B girerà intorno. Ciò non vuol dire che tu possa... cosa vuol tu dire? Tu dici che gira intorno. È come se tu mi dici, vabbè, questa roba devo capirla meglio, perché non mi trovo io, va bene. Comunque, più o meno... Ok. Vabbè, devo andare a cercarmi delle cose, dai. Signori, direi che per questa sera è sufficiente. Sì. Sì.
Però a questo punto qua mi piacerebbe riuscire a capirlo anch'io. Perché quello che basta fare calcolo, come dice lui, cioè, ci mettiamo a fare una metrica locale bidimensionale e ce la vediamo sopra. Perché no? Possiamo farlo, abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Ok. Quindi, però dobbiamo farlo. Farlo vuol dire come fatto collettivo, perché se mi metto a farlo io, poi ve lo faccio vedere, mi sembra che faccio del lavoro per voi e non mi piace. Va bene, ok, dai. Ok, allora a mercoledì. Ok, ciao, buona serata. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Ciao.